Un paese senza ricerca è un paese che non ha futuro. Questo è quanto emerge dall'ultima assemblea svoltasi a Vercelli sul tema riforma Gelmini. Diversi i punti che sono stati presi in esame in occasione del consiglio di facoltà aperto a tutti gli studenti nella sala cripta di Palazzo Sant'Andrea e moderato dal professor Giacomo Ferrari. Fra i molti interventi significativi che si sono susseguiti durante l'assemblea vi è quella del professor Claudio Ciancio, docente di filosofia teoretica presso l'Università del Piemonte Orientale, il quale sottolinea la disastrosa situazione dei finanziamenti agli atenei pubblici, sempre più proiettati verso il basso profilo, e difende la posizione precaria degli studenti piemontesi. I recenti tagli al diritto allo studio, 8 milioni di euro in meno a disposizione di Edisu, ente regionale per il diritto allo studio, avranno pesanti conseguenze sulla mobilità studentesca e sul futuro dei più giovani. Per la prima volta c'è stata una partecipazione maggiore rispetto alle assemblee passate, di questo siamo molto contenti, anche se vorremmo che gli studenti si attivassero un minimo in più, soprattutto perché sappiamo che questa riforma va a colpire i piccoli atenei e soprattutto gli studenti che necessitano di borse di studio e che vengono penalizzati nella possibilità di accedere a un livello di formazione superiore. E credo che sia importante prendere coscienza di questa riforma e partecipare attivamente proponendo comunque e facendo sentire la propria voce. Sia noi come università piccola, ma anche nei poli più importanti e più grandi come possono essere qui di Milano e Torino, perché le borse di studio vengono tagliate anche sui collegi universitari e quindi questo implica l'impossibilità di mobilità degli studenti. E altro punto fondamentale è che, trattandosi di facoltà umanistiche e quindi che prevedono nel futuro lavorativo degli studenti anche la carriera accademica, in questo caso con i tagli che vengono fatti ai posti ricercatori e alla ricerca, sarà impossibile poter proseguire con strade accademiche che sono fondamentali per la prosecuzione di quello che è il valore umanistico e la trasmissione della cultura. Nel quadro aziendalistico che va delineandosi, la ricerca scientifica, soprattutto quella in ambito umanistico, sembra aver sempre meno spazio. Ma non è forse la cultura, l'arte, quella che differenzia i paesi maggiormente sviluppati da quelli emergenti? Chi fa ricerca in ambito umanistico non produce, no? In quanto non produce deve costantemente giustificare la sua esistenza. Un collega americano su una lista di discussione proponeva a noi colleghi umanisti perché non costruiamo uno spot pubblicitario molto semplice. La ricerca scientifica produttiva, fisica e campi collegati, bomba atomica, Hiroshima e Nagasaki, la chimica, diserbanti e defoglianti usati nel Vietnam, armi chimiche a partire dalla prima guerra mondiale, biologia, armi batteriologiche e via di questo passo. Passiamo a, non so, l'arte, la pittura, un quadro, una scultura, un'opera d'arte importante di una delle nostre città, il paesaggio, per parlare di qualcosa che spesso reputiamo addirittura inesistente e improduttivo, e poi mettiamo a confronto che cosa ha più senso per la vita. La protesta sulla cosiddetta riforma dell'università, sebbene abbia trovato nei ricercatori un motore, non è limitata ai ricercatori, non riguarda solo i ricercatori, il loro ruolo, la loro carriera, ma riguarda tutte le componenti dell'università, perché in gioco sono valori fondamentali dell'università, dal diritto allo studio per gli studenti, che è un diritto costituzionale e della prima parte della Costituzione, al finanziamento dell'università, soprattutto anche alla necessità di diradare quella nebbia di falsa informazione che circola sul sistema dell'istruzione, della ricerca in Italia. Ricordare come i finanziamenti stiano continuamente scendendo, mentre invece gli impegni che abbiamo preso a livello europeo sono quelli di farli crescere, e molto dovremmo lavorare lì perché i nostri sono tra i più bassi dell'OCSE, perché non è vero che abbiamo troppi docenti, ne abbiamo meno di tutti gli altri paesi dell'Unione Europea rispetto al numero di studenti, non è vero che abbiamo troppi laureati, abbiamo meno laureati in percentuale sulle fasce di età degli altri paesi dell'OCSE e così via. Quindi c'è una serie di falsità che sono strumentali ad un attacco all'università pubblica, alla ricerca pubblica, e
che il compito di tutti coloro che lavorano e vivono nell'università è contrastare. Ed è importante che abbiano accanto l'opinione pubblica, che purtroppo è male informata. Probabilmente è un problema di comunicazione, o ancor peggio, di cattiva informazione, ed è per questo che al termine del Consiglio è stato stilato un documento condiviso da presentare al Rettore, Paolo Garbarino, con i punti della riforma dichiarati inaccettabili che presto verranno resi pubblici. Il professor Giacomo Ferrari, promotore di questi eventi, confida in una maggior partecipazione da parte di tutte le componenti universitarie. Diciamo che questa assemblea è stata un'assemblea un po' di maggior soddisfazione rispetto alle altre, perché ha visto una partecipazione più densa, anche se molte componenti sono rimaste silenziose. Il documento che ne esce spero che sia un documento concreto, perché è quello che noi serve alla nostra stessa identità, riuscire a dire cosa vogliamo piuttosto che no, che ciò che non vogliamo.